quest'anno era a Sanremo, due mesi fa, sul palcoscenico mi tremavano le gambe. E dicevo, che responsabilità che ho un'altra volta. Perché non sono nati altri artisti calabresi, mi diceva un giornalista. E io gli dicevo, ma io sono orgoglioso di rappresentare come cantante, attore, presentatore, scrittore. Perché quando ero bambino, quando andavo a scuola, vedevo la statua di Corrado Alvaro, dicevo, io voglio scrivere un libro. E ce l'ho fatta. Sono arrivato al primo in bancarella e mi vergognavo di essere accanto a Goldoni, Luca Goldoni, Saviane, più grande scrittore. E poi il violino, facevo 6 piani al liceo musicale di Reggio Calabria, che non si chiamava nemmeno conservatorio, perché diplomava in violino con tutti i miei fratelli. E guai se si litigava in casa, che i fratelli non dovevamo mai litigare, se no mio papà metteva tutti gli strumenti sull'armadio e non ce li faceva toccare più con la roba. E quindi un uomo straordinario, perché è un uomo di noi. Io guardando le vostre facce, sapete quanto oggi sono stato emozionato. Ogni volta che vengo qui, o a Catona, a Gallico, a Fiumara, a San Roberto, per me è sempre casa mia, capito? È una cosa che mi trasmette un'emozione incredibile, come la canzone di Sanremo, che ho avuto il piacere di averla scritta dal più grande poeta, quello che ha fatto Notre Dame de Paris con Cocciante. E la canzone sta conquistando il mondo intero. Pensate che la incideranno i più grandi artisti del mondo, però la mia casa, la Sony, mi ha preso la Sony per 3 anni, la più potente casa del mondo, vuole prima che io entri in tutti i mercati del mondo con questa canzone. Ascoltate la mia canzone di Sanremo che mi sta dando tante gioie. Io non so nemmeno tante cose, dico sì, non so nemmeno chi, e non lo so cos'è, se è stato e se c'è un filo, che non so perché mi lega a te, non lo so cos'è. Un gesto silenzioso, sono qui che canto la canzone, e so solo che sorrido veramente, come se tu fossi qui con me, sembra che sia tutto facile. Oh,
Thank you.